Questo è il secondo incontro che noi facciamo sul Mediterraneo, con il titolo Mediterraneo, profezia di pace. E c'è stato un primo incontro 2 anni fa a Bari, che Bari poi è un luogo di incontro proprio del Mediterraneo, tutto con l'Oriente. E io sono stato ispirato nel proporre questi 2 incontri da una figura molto interessante di Firenze, Giorgio Lapira, che è stato per 2 volte sindaco di Firenze e che aveva promosso dei colloqui mediterranei fra i rappresentanti appunto dei paesi del Mediterraneo e anche dell'Europa e del mondo. Lui negli anni 50 fece un convegno a Firenze di sindaci dove erano presenti anche il sindaco di Pechino e il sindaco di Mosca, proprio per favorire la pace. Io, ripensando alla vocazione del Mediterraneo, che, diciamo così, racchiude le principali religioni monoteistiche che noi conosciamo, la religione ebraica, la religione cristiana e la religione musulmana, che sono tutte e 3 figlie di Abramo. E Abramo è un mediterraneo, perché Dio gli disse: vai verso la terra che io ti indicherò. Lapira diceva che l'incontro fra queste 3 religioni, e vedeva come centro di questo incontro la città di Gerusalemme, sarebbe stato il segno della pace per tutto il mondo. Se si riconciliano i 3 figli di Abramo, questo potrà portare una pace, una distensione, ecco, in tutto il mondo. Questo era lo scopo anche per cui lui faceva questi incontri. Date la situazione in cui noi ci troviamo, che purtroppo il Mediterraneo, che doveva essere praticamente come il lago di Tiberiade, attorno al quale abitano dei popoli fratelli, purtroppo è diventato, soprattutto in questi tempi, il cimitero di tanti migranti. E questa non è la vocazione del Mediterraneo. E allora noi abbiamo cercato, ecco, questi 2 incontri per poter parlare dei problemi che ci sono ora nel Mediterraneo, partendo da un tema che è fondamentale e che racchiude anche tutti gli altri problemi: la cittadinanza. Quindi la cittadinanza, costruire la pace, far sì che i popoli del Mediterraneo siano rivali, ma non rivali nemici, ma rivali come popoli amici che abitano le rive di questo grande lago che è il Mediterraneo. Ecco, questo è lo scopo che noi abbiamo e che invochiamo come dono di Dio. Nous sommes à Florence et pour une rencontre d'évêques des bords de la Méditerranée. Nous sommes à peu près 60 évêques et c'est une rencontre importante parce que finalement c'est comme un petit synode. On n'est pas au complet bien sûr, mais comme un petit synode de toute la Méditerranée. Nous sommes là pour nous découvrir d'abord, parce qu'il y a des évêques de tous les pays de la bord de la Méditerranée, nous ne connaissons pas beaucoup, nous connaître, et puis ensuite aborder les questions majeures qui nous frappent tous. Bien sûr, la paix, la question des migrants, la question du développement qui soit intégral et simultané dans les différentes rives de la Méditerranée, du nord au sud, de l'est à l'ouest.
et découvrir que finalement nous avons une âme commune. Je crois que c'est cela, avec cela que j'arrive, avec cela qu'arrivent aussi certainement les autres évêques. Nous connaissons tous ce qui se passe en Ukraine. L'Ukraine n'est pas tout à fait au bord de la Méditerranée, mais c'est quand même à nos portes. Et il y a aussi tout ce qui touche à l'écologie, parce que la Méditerranée, elle a besoin aussi de veiller à ce que le contexte vraiment écologique puisse être le meilleur possible. Et on a besoin d'une mer qui soit belle, qui soit propre, qui soit pure. Et vraiment, c'est cela que nous espérons pour la Méditerranée. Et ma prière, elle est pour que, d'une part, nos travaux se réalisent, d'autre part, que la paix progresse J'étais il y a 2 ans à Bari. Mais aussitôt après la rencontre de Bari, a eu lieu la pandémie, ce qui fait que pendant 2 ans, on n'a pas pu faire grand-chose. Et donc les travaux reprennent en fait. Et je souhaite que cette fois-ci, nous puissions travailler et que les réflexions puissent aboutir à quelque chose de solide, quelque chose qui soit vraiment une référence. Voilà mon souhait.